Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Partita già in corso di svolgimento. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. E no, niente, è finito in fuorigioco. Hanno già riconquistato palla. Chiellini. Danilo. Rabiot. Ottimo il fraseggio. Alessandro. Arriva Cristiano Ronaldo. Chiesa! Chiesa! Poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Danilo. Cristiano Ronaldo. La Juventus cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. La gioca in profondità. Attenzione! Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Attento! Parata di Szczęsny. Perfetta la parata. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Palla allontanata senza troppi complimenti. Chiesa. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Rabiot. Da lì può segnare. Posizione irregolare però. Non riesce a mantenere possesso. Cristiano Ronaldo ha la possibilità di andare verso la porta. E gli prende splendidamente il tempo in scivolata. Palla in avanti verso il compagno. Palla che torna nella zona del portiere. Cuadrado. Arriva Cristiano Ronaldo. Chiellini. Mostrano un buon controllo del gioco. Vediamo se può. Cerca il tiro. Allontana la minaccia. Lungo passaggio in avanti. Calcio d'angolo per la Juventus. Paulo Dybala è pronto. Batterà tra poco il calcio d'angolo. Libera al momento giusto. Bentancur. Cristiano Ronaldo. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Rabiot, palla filtrata, occhio al tiro, e c'è il gol della Juve, prima rete per la Juventus, niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. Che giocatore, gli avversari non lo lasciavano respirare ma lui se li è mangiati, ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Si riparte dall'1-0. Ha segnato un giocatore. Dybala, il pallone è dentro.
e la Juventus pareggia. E non poteva mancare un'occasione del genere. Male la difesa. Non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione. Non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. Si riparte di nuovo in parità. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati... Ma giù! Rischiano tantissimo con questo fallo. Momento fondamentale, possibilità di segnare dal dischetto. C'è soltanto il portiere tra lui e il gol del vantaggio. Gol, rimonta completata finalmente. Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. Si è comportato bene sul dischetto, calmo e determinato. Conducono con una rete in più degli avversari. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro dottino. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Schiaccia il piede sull'acceleratore. Bernardeschi prova con la palla filtrata. Cristiano Ronaldo beffa l'estremo difensore. Sembrano avere il totale controllo della gara. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Cristiano Ronaldo! Uno dei portieri ha subito due gol in rapida successione. Il tabellino segna ora 3-1. Cristiano Ronaldo. Rabiot. Cerca l'uomo là davanti. Dybala. Prova a giocarla in profondità. Cristiano Ronaldo. Chiesa. Trova il compagno in buona posizione. Tempo che si conclude dunque qui. Il vantaggio di due reti è meritato, direi. Finora hanno utilizzato un piano di gioco molto ordinato e se dovessero continuare così il margine attuale potrebbe aumentare ancora di più. Ci sono due gol a separare le due squadre alla fine del primo tempo. 3-1. Tutto però ancora possibile perché il calcio è strano. Si parte per la seconda frazione di gioco. Vediamo se c'è qualche sostituzione. No, Luca, seconda parte con gli stessi protagonisti della prima per il momento. Arthur. Paulo Dybala. Cerca la profondità. Contrasto molto deciso. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Szczęsny. Dybala. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. È fuori gioco. Dybala. Sicuri in fase di palleggio. Numero. Cerca il compagno e va a colpire di testa. Colpo di testa che si perde sul fondo. Danilo. Bentancur. Arriva Cristiano Ronaldo. Arthur. La Juventus prende subito il possesso della sfera. La Juventus tiene gli attaccanti molto alti con un'idea ben chiara in testa. Intendi dire per le ripartenze? Sì Fabio, per quello il loro è un gioco fatto di ribaltamenti rapidi. Vogliono che gli attaccanti siano pronti nella metà campo avversaria per arrivare subito in porta. Palla riconquistata immediatamente. Rabiot, oggi autore di un assist. Vuole la profondità. E Cristiano Ronaldo! Ottimo disimpegno.
fondamentale. È scattato con un tempismo perfetto. Prova a verticalizzare. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Rabiot. È davvero una bella serie di passaggi questa. Così senza varchi non avevano alternative. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Decide di non rischiare. Rabiot. Cristiano Ronaldo. Prova a prolungare. Cristiano Ronaldo non riesce a servire il compagno. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. E passa! Può calciare a rete! Occasione da rete! Ha fatto tutto da solo, grande azione, peccato per lui. Le sue capacità fisiche sono straordinarie. Non ha segnato in questa occasione, ma ha dimostrato la sua pericolosità. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Cristiano Ronaldo. Chiesa. Arthur. Mostrano un buon controllo del gioco. Ramsey ha spazio per affondare. Palla intercettata. Tocca in avanti. Allontana il pericolo. Rimessa con le mani. Ramsey. Trova il compagno in ottima posizione. Spazza il più lontano possibile. Provano a ripartire da dietro. Si riparte con un fallo laterale. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Calibra un bel pallone. Pericolo in aria. Pronto al tiro. Non si fermano più. Ancora a segno. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. La Juventus ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. E ha avuto subito un grande impatto sul gol. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Vantaggio di 3 reti, piuttosto rassicurante direi. Può cercare il taglio in mezzo. Morata, opportunità. Ramsey. Ottimo pallone in profondità. C'è l'opportunità. Ora deve duellare con il portiere. Guadagna. Può concludere. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Non mollano, hanno trovato un gol importante.
Bentancur. E l'arbitro chiude qui la partita. Altri magari si sarebbero disuniti, ma loro no. Hanno dimostrato di non mollare mai. Hanno avuto grande lucidità e alla fine il risultato è positivo. Luca, ti aspettavi una rimonta così? Vincere una partita in rimonta è importantissimo. Al di là delle qualità tecniche messe in campo oggi, la squadra dimostra così anche grande forza dal punto di vista caratteriale. È finito il tempo a nostra disposizione. Al commento tecnico. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Quella che vediamo è una panoramica dello Stade Louis II, addobbato con i colori sociali bianco e rosso della AS Monaco, squadra del Principato e ospite della Lega francese. Partita già in corso di svolgimento. La gioca in profondità. Apertura di gioco sul fronte opposto. Jovetic.
Sidibé ha capito tutto. Calcio di punizione per il Monaco. Sidibé. Jovetic. Prova il filtrante. Cerca il tiro. Pallone lungo in verticale. La mette sulla sinistra. Cerca il passaggio filtrante. Mustafi. Lungo passaggio in avanti. Questo errore potrebbe essergli fatale. Può andare. Bel tiro. Tiro davvero da dimenticare. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. Sidibé. Volland. Mustafi. Prova a verticalizzare. Prova a giocarla in profondità. La gioca sulla destra. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Si libera la grande. È in ottimo punto al tiro. Fuori di poco, sfortunati qui. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Jovetic. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Cerca di lanciare il compagno. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento. Ecco Ben Yedder, ora Volland. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Riceve in ottima posizione. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Il Monaco si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Bel pallone. Il primo gol si fa attendere, ma non ci stiamo annoiando. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Riceve il passaggio. Passaggio in avanti nello spazio. Da lì può concludere, prova la conclusione. Si fa trovare pronto, allontana il pallone. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Tocco prudente al portiere. Primo tempo che finisce qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. E dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0.
d'anticipo, pericolo sventato. Ottimo il fraseggio. Jovetic ha dimostrato grande reattività, non si è lasciato sorprendere. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Lancia il compagno nello spazio. Allunga il piede verso il pallone. Jovetic cerca lo spunto sul filo del fuorigioco, cerca il cross in mezzo. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore, ha crossato proprio male in questa situazione. Passaggio, Jovetic salpati dal palo e non trova la porta davvero per pochi centimetri. Palo veramente sfortunato, non è entrata per una questione di centimetri. Riceve un pallone interessante, arriva sulla palla e interrompe l'azione. Credo che l'allenatore abbia chiesto ai suoi attaccanti di restare alti e non partecipare troppo alla fase difensiva. È abbastanza evidente. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Allontana il pallone. Cerca un compagno. Jovetic! E hanno sfiorato il gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Jovetic. Siamo ancora a reti inviolate e il tempo passa. Da lì può segnare. Sbroglia solo parzialmente. Può andare in rete. La allontana con forza. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Sicuri in fase di palleggio. La mette in profondità per il compagno. E a tu per Jan Huntelaar! Che parata! Certo, non un intervento di routine. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Monaco decide per un'altra sostituzione. Prova il tiro, grande opportunità. Cercherà di metterla in mezzo. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Questo errore potrebbe essere Jovetic. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Il Monaco si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Respinta della difesa. Fabregas vuole la profondità. Cerca lo spunto. Ferma l'azione in modo falloso.
Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Questo giocatore aggiungerà centimetri preziosi in area per sfruttare le palle alte. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Hanno già riconquistato palla. Possibilità, occasione. Forman dice di nuovo. Salva la sua porta. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Ci mette una pezza. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Jan Huntelaar. Ora Volland. Kolasniak di forza. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Ecco un'occasione di contropiede. Palla intercettata. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Bella apertura. Opta per il lancio lungo. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Cercano l'azione veloce. Fabregas. Nello spazio cerca l'idea. Ecco il tiro. E colpisce il palo. Si coordina per il tiro. Ed è gol. Che giocata. È ora. Rubata palla, gli avversari sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Non c'è più tempo, finisce qui. Certo, poteva andare in maniera diversa. Hanno pagato la loro sterilità offensiva. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Hanno sofferto molto gli attacchi per vie centrali. Evidentemente gli avversari hanno capito che era quello il loro punto debole e hanno cercato insistentemente lo sfondamento centrale. Una strategia che alla fine è valsa loro la vittoria.